Ciao a tutti, oggi non farò un tutorial di trucco ai capelli, ma voglio parlarvi di BlaBlaCar. È un sito che io da un anno a questa parte uso molto spesso e siccome tanta gente mi chiede come mi trovo, come funziona, ho pensato possa essere utile un po' così fare un video su questa cosa. E vi mostro subito come funziona sul computer e poi alla fine del video vi parlo anche delle mie esperienze e come mi sono trovata. A dopo, ciao! Quindi andiamo su www.blablacar.it, vedete si apre questa schermata molto intuitiva, facile, che ci dice appunto mettiamo in contatto conducenti e passeggeri, scegli tra le offerte di passaggio di milioni di conducenti verificati in Italia e in Europa. Quindi possiamo subito inserire da dove vogliamo partire e dove dobbiamo arrivare. Metterò una tratta, diciamo tra le più comuni, che può essere Roma-Milano. Ci dice che ci sono 131 passaggi trovati, quindi da oggi fino all'ultimo inserito. Vedete, ci sono diversi prezzi perché BlaBlaCar suggerisce, diciamo, un prezzo, poi però dipende anche dalla persona. Comunque circa sono tutti simili, 35, 30, 36, 29, 37. Vedete, vi fa anche vedere in colori diversi, quello più basso che è in verde. Medio, arancione, rosso, quelli più alti. Ok, poi però possiamo raffinare la nostra ricerca, quindi possiamo mettere la data, il giorno in cui vogliamo partire. Metterò una data molto avanti, il 4 luglio, quindi ci sarà probabilmente solo un passaggio trovato. Quindi vediamo. Apriamo e ci fa vedere chi è il conducente, quindi il conducente può dare delle informazioni, dei dettagli sul viaggio, dire il tipo di bagaglio che uno può portare, vediamo l'automobile che ha, l'annuncio quante volte è stato visto, quando è stata pubblicata l'offerta e poi possiamo anche avere delle informazioni sul conducente, quindi quanti anni ha. Esperto perché a seconda dei passaggi che offri o di cui usufruisci hai diciamo delle categorie, quindi può essere ambasciatore, esperto, eccetera. Ottimo conducente, 2,8 su 3, 11 feedback. Poi ci sono questi simbolini che uno può spuntare, appunto dire in macchina mi piace chiacchierare, non si fuma, non si possono portare animali, mi piace ascoltare la musica. Cellulare verificato, email verificata e poi vediamo i feedback, quindi possiamo farci un'idea, diciamo, molto, ecco, più concreta, puntuale, simpatico, socievole, il viaggio è andato benissimo, persona gentilissima, eccetera. Quindi ecco, vedete perché vi dicevo che, diciamo, è sicuro come sito. E una volta che, insomma, vediamo, ci sentiamo sicuri, possiamo decidere di contattare il conducente. A questo punto ci chiederà di scriverci il sito. Possiamo scriverci con Facebook, è davvero immediato, oppure facendo una registrazione normale. Io sono già iscritta, quindi scusate. Quindi cliccheremo su Contatta il conducente, ci uscirà il numero di telefono, oppure potremo mandargli un messaggio privato. Infatti vedete che poi avete una specie di profilo dove ci sono i messaggi delle altre persone che vi inviano, le notifiche, eccetera. Questo per trovare un passaggio. Poi per offrire un passaggio invece dovete compilare questo, diciamo, format dove inserite il luogo di partenza, il punto di arrivo, le tappe, eccetera. Vedete, è un sito davvero molto semplice, secondo me. E adesso vi dico io come mi sono trovata nei miei Allora, viaggi. per quanto riguarda le mie esperienze, devo dire che mi sono sempre trovata benissimo, ho sempre conosciuto persone davvero valide, e, ho fatto anche delle amicizie, mi sono rivista poi con le persone che ho conosciuto, e, quindi veramente esperienze davvero positive. Ho viaggiato sia con tutte donne, con tutti uomini, uomini e donne, ma sempre esperienze davvero molto positive. È anche un bel modo di, secondo me, appunto, conoscere gente nuova e è anche bello pensare, insomma, di dare fiducia al prossimo, perché è vero che c'è un po' una dose di incoscienza nell'andare in macchina con degli sconosciuti, però fortunatamente è anche un metodo abbastanza sicuro perché puoi, insomma, verificare la pagina Facebook, senti al telefono, lo vedi di persona, quindi ecco,
Ecco, io penso che si rischi molto di più a fare altre cose che insomma con questo sito. E quindi io assolutamente consiglio, insomma, lo consiglio come sito. E io ho risparmiato tanti soldi perché muovendomi spesso tra Brescia e Roma, il Frecciarossa costa 78 euro e quindi invece con BlaBlaCar viaggio sempre sui 20-30 euro. E niente, spero che insomma chi non lo conosceva adesso sa qualcosa in più. Ecco, se anche voi avete usato BlaBlaCar o avete qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti, così possiamo anche, insomma, avere altri riscontri. Vi mando un bacio e buona settimana. Ciao!